Sale la febbre da Nobel e contagia anche l'Aquila, che potrebbe essere sfiorata dal riconoscimento alla fisica per il suo ruolo nella scoperta della conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali. Il Gran Sasso Science Institute del capoluogo, infatti, nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha contribuito alla rivelatore Virgo e, dalle parti di Viale Crispi, sede della quale diventa la seconda università del capoluogo, in queste ore c'è un grosso fermento. Le onde gravitazionali sono state anche protagoniste della Notte dei Ricercatori di venerdì scorso, che ha portato 25.000 persone in centro storico. Come era accaduto nel 2013 dopo la scoperta del bosone di Higgs, anche quest'anno c'è una grandissima attesa per il premio alla fisica, in particolare proprio alla scoperta delle onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo generate dall'eco di fenomeni cosmici violenti, come la collisione fra buchi neri. L'attesa è forte e la probabilità del Nobel alla scoperta delle onde gravitazionali è piuttosto alta, ha detto Federico Ferrini, direttore dell'European Gravitational Observatory. È chiaro, ha aggiunto, che è un Nobel di quelli pesanti. Certamente tutti i Nobel sono importanti, ma ogni tanto qualcuno riveste un'importanza culturale molto particolare, perché apre prospettive nuove che aprono strade ampie e inesplorate. Annunciata nel febbraio scorso negli Stati Uniti e in Italia, la scoperta ha aperto una nuova finestra sulla fisica. Secondo le voci sempre più insistenti in circolazione nel mondo scientifico, confermate anche sul sito della rivista Science, il premio andrebbe a tre fisici americani che hanno giocato un ruolo di primo piano nella realizzazione di Ligo, il rilevatore americano che ha catturato il primo segnale, analizzato grazie alla collaborazione di Virgo, che fa capo all'Ego, fondato e finanziato dagli INFN e Consiglio nazionale delle ricerche francese. L'attesa alle stelle anche in Italia, dove si trova il rivelatore Virgo, anche se sembrerebbe che nessun nome italiano sia in corsa per il Nobel. Basterà attendere ancora qualche ora per sapere se al GSI sarà ora di festeggiare.